15 novembre si inaugura un singolare anno accademico, quello del liceo artistico di Via Ripetta in Roma, e non potremo trovare occasione migliore per entrare in questo edificio insieme con i timidi nuovi alunni e quelli che dell'arte hanno appreso ogni minimo segreto e dare uno sguardo rapido, purtroppo il tempo è tiranno, scegliendo a caso alcune aule come questa dove si sta tenendo una lezione comune a tutti, quella di storia dell'arte, una materia che non si può ignorare qualunque sia l'indirizzo dell'allievo. 147 al 48 Michelangelo non fece della scultura se non per sé. Qui invece si insegna la scultura, l'arte più antica, quella di cui si servì anche l'Eterno quando con l'argilla impastò Adamo. Il maestro lavora seguito dallo sguardo attento dei suoi allievi. Le sue mani scorrono sul gesso e rifiniscono la linea del corpo femminile come una leggera carezza. Ogni sua mossa è seguita da sguardi attenti che cercano ansiosamente di penetrare fino in fondo al segreto di tanta maestria. In un altro angolo, un giovane già più avanti nei corsi fa nascere sotto le sue abili dita la testa della modella che pian piano prende forma, somiglianza, comincia a vivere. Il maestro lo consiglierà come sempre con paterna attenzione. È ancora la regola dell'antica arte greca, il contatto diretto tra lui e l'allievo, uniti insieme dallo stesso amore, l'arte. Dall'alto di un cavallo, certo del suo diritto e della sua forza, Bartolomeo Colleoni cavalca spavaldo e domina dal suo piedistallo un lavoro incessante e preciso. Ecco un'opera creata da un temperamento pacato, sereno, attento assertore del vero. Poi una maschia testa di uomo dai tratti fermi e sicuri. Ed ecco invece una donna modellata da uno spirito vivace, inquieto, quasi impulsivo. Infine una fanciulla dal corpo acerbo, un misto di ingenua malizia. Qui sono prospettate tutte le tendenze, eccetto quelle false. L'opera del maestro domina naturalmente su tutte. Il soggetto, la fortuna che cavalca il toro, è un motivo antichissimo della mitologia greca. Servirà ad abbellire una fontana di una piazza di Torino. Siamo ora nell'aula di pittura. Il soggetto da ritrarre è questa volta una bambina. Anche qui il prezioso consiglio del maestro è ascoltato con scolastica precisione. Ma l'arte non si impara. Bisogna nascere artisti ed avere tra le dita quel fluido magico che trasforma una massa di creta o un rettangolo di tela in qualcosa di vivo e di immortale, capace di superare e di vincere persino il tempo. Il difficile compito del maestro è quello di intuire in quale allievo si nasconda tutto ciò, di seguirlo nelle sue tendenze e nel suo stile, cercando di eliminarne i difetti ma senza alterarne la personalità. Ed è infatti la caratteristica di questa accademia, dove fianco a fianco possono lavorare due artisti la cui personalità è in aperto contrasto tra loro. L'aula di scenografia è certo la più numerosa, frequentata in particolar modo da donne. La lezione teorica è tracciata dal professore alla lavagna, il quale, come in questo caso, sta disegnando le prospettive e le visuali di un palcoscenico, mentre gli allievi cercano di copiare fedelmente il disegno. Dalla teoria si passa poi alla pratica,
dove gli alunni si applicano ad un lavoro che per i profani può sembrare un gioco, ma i cui risultati sono dei piccoli capolavori di arte scenografica. Prima di realizzare una scena, naturalmente se ne fa il bozzetto, ed ecco alcuni lavori degli allievi. Gli spettri di Ibsen, i cui toni scuri e uniformi contribuiscono a rendere più drammatica l'atmosfera. Uno studio per il Caligola, dai toni accesi e violenti come l'azione che vi si svolge. Mentre in questo bozzetto per un balletto di Stravinsky, La storia del soldato, c'è una voluta sensazione di freschezza e di primavera, in aperto contrasto con la realizzazione di questo Otello, misterioso e violento come il suo personaggio. Ma dal disegno eccoci alla realizzazione del piccolo bozzetto curato con mano amorosa nei più piccoli particolari. Ecco uno studio per il Giudizio Universale, uno per Yerma di García Lorca, come pure dello stesso autore La casa di Bernarda Alba e infine una stupenda scenografia per La cavalleria rusticana. Il coronamento del mantello d'Arlecchino e della linea di terra rappresentata dal piano del palcoscenico. Lasciamoli dunque al loro lavoro e usciamo così come siamo entrati in punta di piedi per non disturbare. Portiamo con noi un ultimo frutto della loro amorevole fatica, il barbiere di Siviglia, nato dalle mani di un giovane che ha già lasciato l'Accademia per percorrere da solo la sua strada.